Cassinesi, buongiorno. Registro questo video per aggiornarvi sulla situazione del coronavirus nella nostra città. Ad oggi le persone cassinesi che risultano colpite dal Covid-19 sono 45. Purtroppo dobbiamo aggiungere anche una persona che è deceduta a causa del Covid-19. A questa famiglia che sta attraversando un momento di così grande dolore vanno le più sentite condoglianze mie personali e naturalmente di tutta l'amministrazione comunale. Alle cattive notizie dobbiamo aggiungere però anche una notizia positiva. Tre persone che risultavano positive sono guarite. Naturalmente, sappiamo tutti che con il nuovo decreto varato dal Presidente del Consiglio, bar, ristoranti e attività commerciali chiudono alle ore 18. Come amministrazione, con l'aiuto e il sostegno dell'assessorato al commercio, abbiamo raccolto un suggerimento che ci è stato fatto da alcuni cassinesi di preparare, di predisporre una lista, un elenco nel quale inserire tutte le attività cassinesi che fanno consegne a domicilio, quindi come bar e ristoranti. Chiunque di voi volesse entrare a far parte di questa lista può scrivere una mail al seguente indirizzo: segretaria.sindaco@comune.cassinadepecchi.mi.it. Naturalmente i nostri uffici contatteranno tutti gli esercizi commerciali nei prossimi giorni per redigere questo elenco che poi sarà reso pubblico. È un piccolo passo verso il sostegno, per dimostrare il sostegno alle nostre attività. Naturalmente altri progetti sono in fase di studio e quando ci sarà qualcosa di pronto e di concreto saranno resi pubblici. Vi ricordo il numero della Protezione Civile che serve per chiunque abbia un'emergenza legata al coronavirus, che è 328 140 18. Chiudo rinnovando il mio appello ancora una volta al rispetto delle regole che ci possono salvare la vita. Mascherina quando usciamo, quando incontriamo le altre persone. Ci dobbiamo lavare le mani con soluzioni idroalcoliche, dobbiamo mantenere la distanza sociale, solo così possiamo far fronte anche a questo nuovo momento di crisi. Sono certa che tutto andrà bene se ci impegniamo, come abbiamo fatto negli ultimi mesi, nel rispetto di queste semplici regole che ci possono salvare la vita e sono a tutela della nostra salute. Per il momento vi saluto, ci aggiorniamo alla prossima settimana. Grazie.